Lo scenario peggiore e difficile da immaginare, sino a qualche settimana fa, purtroppo è diventato realtà per il calcio dilettantistico e giovanile pugliese. Stop dovuto all'aumento dei contagi sino al 30 gennaio per tutta l'attività agonistica. Restano consentiti solo gli allenamenti collettivi. È una scelta necessaria, visto il numero dei contagi che aumenta di giorno in giorno e soprattutto le tante positività riscontrate nelle società, i calciatori, i dirigenti, il staff medico. Sono stato inondato di PEC, di telefonate, di messaggi su WhatsApp che mi comunicavano diversi componenti della propria società positivi, per cui è stata una scelta di responsabilità. Dobbiamo tutelare la salute dei nostri calciatori, dei nostri addetti ai lavori e soprattutto mettere in sicurezza i campionati che si possono svolgere in un clima sereno e con la massima regolarità. Mi auguro di poter riprendere il trend, ma non dipende da me, non dipende dal mio comitato, dipende dalla pandemia, dalla curva epidemiologica, se scende, se si azzerano i casi. In queste 3 settimane si potranno fare le vaccinazioni per anzi quelle persone, quei soggetti che non l'hanno fatto finora, altrimenti dal 10 di gennaio con un nuovo decreto del 30 dicembre non possono accedere negli impianti sportivi. L'eccellenza, salvo ulteriori slittamenti, ripartirà dunque a fine mese. I punti interrogativi in ogni caso restano intatti, non solo per quanto riguarda il campionato. Al momento si riprenderà il 30 gennaio con le gare in programma l'8 e il 9 di gennaio, perché i campionati vengono slittati, non c'è un recupero. Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ho chiesto alla DRF già alla Liga Direttante di poterla segnalare la vincente non più entro il 7 febbraio, perché non riesco a organizzarla, ma successivamente, sperando che la situazione migliori, perché si può anche verificare che la Lega possa annullare la finale, cioè la fase nazionale Coppa Italia, la fase finale della Junior, il torneo delle regioni è fortemente in bilico anche in questa stagione. La sosta dell'attività agonistica, se lo augura Tisci, potrebbe servire anche e soprattutto per far lievitare il numero dei vaccinati, in particolare dei più giovani. C'è una media molto bassa nei ragazzi dai 12 ai 16 anni che mi auguro possano fare la prima dose o dimostrare di aver avuto il Covid ed essere guariti, altrimenti questi non, dal 10 gennaio non potranno accedere agli impianti sportivi, non solo negli spogliatoi ma nemmeno agli impianti sportivi, non potranno fare attività sportive, non potranno fare calcio.